Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi una ricetta a base di zucchine, un ortaggio che in questo periodo è sicuramente uno dei protagonisti della stagione. Lo possiamo preparare davvero in tantissimi modi. Possiamo farne una crema per condire la pasta, possiamo fare una frittata, possiamo fare una parmigiana, possiamo fare involtini. Possiamo grigliare e possiamo fare anche una bella marinatura. Ed è questa la ricetta che oggi voglio proporvi. Una ricetta decisamente semplicissima, ma di grande effetto, anche perché è molto gustosa, molto fresca e sicuramente gradita da tutti, almeno a quelli a cui piace questo tipo di ortaggio. E vi faccio vedere la mia versione e come l'ho preparata. Iniziamo subito con il lavare le zucchine. Io ne utilizzerò due e come prima cosa andrò a tagliare col coltello le estremità. Con l'aiuto di un pelapatate o di una mandolina vado a ricavare delle strisce molto sottili. Vado poi a spremere dei limoni. Io ne ho utilizzati circa tre perché adoro il limone. Successivamente andiamo a inserire all'interno della teglia o di un altro contenitore le zucchine e le saliamo. Mettiamo poi il succo del limone in modo che le ricopra totalmente e continuiamo così con i vari strati. Successivamente mettiamo anche gli altri aromi. Io ho deciso di mettere un po' d'aglio, dell'origano e del pepe macinato. Infine possiamo mettere anche un po' d'olio. Una volta ultimati tutti gli strati, vado a mettere un'abbondante dose di origano, che a me piace tanto, e niente, le lascio riposare in frigo per almeno un paio d'ore e poi saranno pronte per essere gustate. Bene, adesso che i tempi della marinatura sono trascorsi, possiamo andare ad assaggiare, o meglio, io assaggio e vi dico come sono. Vi dico già che adoro questo piatto perché è molto fresco e anche dal punto di vista calorico è praticamente irrisorio perché 100 grammi di zucchine contengono soltanto 17 calorie. Quindi possiamo tranquillamente abbondare con la porzione. Io le adoro, specialmente quando sono tagliate molto sottili, perché riescono ad assorbire benissimo la marinatura. Io adoro il limone e niente, mangiamo. Sono davvero buonissime. Un piatto freschissimo, adatto sicuramente a questa stagione, che già, anche se siamo soltanto a fine giugno, ci sta dando del filo da torcere con il calore, quindi va bene per rinfrescarsi e mangiare qualcosa di gustoso. Possiamo tranquillamente abbinare queste zucchine a un po' di formaggio, dei salumi, qualcosa appunto di fresco. Se vogliamo usarlo appunto come contorno, oppure semplicemente un antipasto o mangiarcene un bel piatto, così come se fosse un'insalatona. Sicuramente è un'ottima idea per appunto mangiare qualcosa di fresco. Io spero che quest'idea di preparare le zucchine in maniera diversa dal solito vi sia piaciuta. E magari se la provate fatemi sapere. Ovviamente se a voi il limone non piace così tanto come piace a me, potete sostituirlo con un po' d'aceto. Va bene comunque per la marinatura. Oppure potete sbizzarrirvi nello scegliere gli aromi che più preferite. A me l'abbinamento zucchine, aglio e origano piace tanto, ma potete mettere anche del pepe. Peperoncino, non lo so, della salvia, della menta, qualcosa comunque appunto che vi piace e che vada incontro anche ai vostri gusti. Per oggi è tutto, ci vediamo presto con una nuova ricetta o un nuovo video assaggio. Vi lascerò come al solito nell'info box
la descrizione precisa della ricetta e anche il link per iscrivervi alla mia pagina Facebook se volete seguirmi anche lì. Alla prossima, ciao!